Bentornati in questa nuova puntata di Matrimonio USA. Ah no, USA. Matrimonio prima vista USA. E getta. È uscito Valentino Rossi da quarantena. Ma lei è stupenda e c'è una bella alchimia. Come sono piaciuti tutti? Sono piaciuti tutti. Incredible. Io della scorsa puntata ricordo solo il dito della vecchia. Non ci credo. No. Eccolo Bobby. Bobby Pop. È una parte normale in una relazione. Chiamavano la cagna di Dallas. Faccia un po' lei. Se la cagna di Bobby è diventata. Se non lo fanno sulla sella. Cioè è messa lì apposta. Che c***o ci fa una sella senza un cavallo dentro una stanza? Cavallo. Oh. Preservativi. Goldoni. Un piatto di goldoni. Un po' diverso rispetto all'italiano. Gli hanno messo... Invece sono tisane. Magari questi sono di troppo. Che questi cosa? Cosa ha trovato là sotto? Sono troppi. Vedo l'ora di fare sesso con Dave. Proprio così. Vabbè raga, ma anch'io vado a quello. Mi iscrivo a quello statunitense. Non capisco niente di quello che dicono, ma. Proprio ma così. Che allupate. E ora riparte. Dallas, Texas. Ma chi è quello? Ma anch'io stavo guardando lui. Lui. Ma è finto. Pensavo che fosse dipinto sulla parete. Sì. No, la loro prima notte insieme da marito e moglie. Bobby è molto carino. C'è una bellissima intesa tra di noi. Sì, Daniel ne sa, Vuoi che ti porti in braccio? Sicura? Ok. Non devi chiedere, devi farlo. Vuoi prenderla e basta. Poca personalità, Dave. Potrei innamorarmi. Però ricordiamo, c'è lei che vuole essere solo ingravidata. Ma già incinta lei. Non l'hai vista prima che c'era la ciotola con i preservativi lì con lo spillo? È passata su tutto. È tutto il giorno che mi sento al settimo cielo. Si, ma apri gli occhi. Mia moglie non è più una perfetta... La prima notte di nozze. Ho pensato sì, e poi ho sospirato e mi sono detto Hai detto oh. E tu ho guardato, ho detto Ecco qui. Cavalla. Al giorno più intenso della mia vita. Beh, io comunque se proprio devo... Tu non devi. Non ti ha chiesto niente, Daniele. Mi ha scritto su Instagram: how are you, Matt? Hai fatto fine, thanks. Non sai niente di me, ti ho preparato una cosina. Ah, tutta la foto di... Una biografia di Kantica. Faranno se... Dovrebbero fare se... Con me è un... Non si conosce. Ma ora sono legalmente sposato. Guardalo. Ma quelli sono scoiattoli. Ma quanto è sensuale. Le mutande con gli scoiattoli. Le mutande di Chip e Chop. Ma cosa c'ha le tette anche dietro lei? Beh, sto guardando anch'io con la protuberanza strana. Quattro tette. C'è una quantità di preservativi esagerata? Sì, infatti. Loro pregheranno. Guarda. Visto che l'unica cappella che vedrà lei sarà bella. Vale. Non vedo l'ora di poter fare sesso con lui. Lei non vede l'ora. Anche Bobby. Grande Bobby. Bobby. Magari questi sono di troppo. Dai, boxer, pantaloncino. Perché ci sono le scarpe sul tavolino? Ieri le nostre coppie si sono conosciute e si sono sposate. Hanno il loro... Se dobbiamo dire la verità, un vero gentiluomo. Oh, gli fa il piattino per lei. Comunque io prima ti ho chiesto un oreo e te lo sei messo in bocca. Ed era l'ultimo. Fame, guarda lui, no? Che gli fa il piattino di cose buone. Poi dei bellissimi occhi, sono davvero splendidi. Piacevole. Ah già, che lui ride. Ma riesci a credere che ci siamo sposati? Ma cornazza. Mamma mia, questo è un segno del destino, dici. O se gli potessi piacere. Ma ora credo davvero. È andato su piano piano con la manina. Sì, è proprio lui. Psycho. Lui possa essere il padre dei miei figli. Ma basta. Ma è un'ossessione. Io le mie ossessioni. Un'improvvisa voglia di andare in America. Fare colazione. La prima mattina da uomo sposato. Lei si sta allenando, tra l'altro. Sì. Potrebbe andare sia benissimo che malissimo. Sia benissimo che malissimo. Pensavo che fosse un brunch di famiglia. I tuoi non vengono? Mi sono piaciuti i tuoi genitori. Ma tu non a loro. Ops. Il brunch post matrimonio. Sono intimidita e ovviamente voglio fare una buona seconda. Bella. Carina. Amore, facciamo un bambino così? No. Non si può? No. Se vi esce un bambino così... C'è un problema. Cosa avete fatto ieri? Siete andati a letto? No. E comunque non ti puoi presentare a casa, neanche dire ciao. La prima domanda è: ieri siete andati a letto. Io risposto sì, cioè, l'ho messa tua figlia, esatto. Adesso tua figlia sai cosa fa? Beh. Giusto perché tu lo sappia, avevamo una macchina pronta nel caso non fosse andata bene. Altra. Per portarla via o per investire lui? No, no.
tutti bravi e simpatici. Dopo ti darò mia anaconda. Che non li conosco. Massaggiarmi a Black Mamba. Presta, dopo ti sculaccio con la Bibbia. E il padre si gira e fa amen. Devi leggere il libro nel dettaglio per capirlo. Ed è lo stesso con le persone. Dopo tutti leggiamo la Genesi. Dal Vangelo secondo Luca. In tutta sincerità. Ho avuto una visione mentre parlava. In tutta sincerità. Scusi cameriere, un'acqua con ghiaccio, grazie. Quello era Bobby Senior. Questo è Bobby 1. Bobby 1 è lui. Ti hanno sempre chiamata Daniel o... Se vuoi puoi chiamarmi Bobby 4. Ormai sei in famiglia. Io sono stata chiamata sempre Danny B a scuola. Danny B? Danny B. Danny oh. Bobby. Oh, Danny B. Danny Bobby Bob. Ha detto non posso mettermi il gel con la fede. Oh, potrebbe non essere una... Ci è rimasto malissimo che la sputta così. Siete bellissimi insieme. Sì. Che cazzo. Volete sapere se abbiamo consumato? Sì, avete... No, non l'abbiamo fatto. What? Non è vero. Gli ha detto questi sono di troppo, no? Scusate, ma io cosa mangio il dolcino? Tu l'hai già mangiato il dolcino? È un salato? Salato non si mangia a quest'ora. Volevo darti il benvenuto in famiglia. Mi piacete, tu, la tua famiglia, i tuoi amici. E... Ti ho visto! Alberto! Proprio Alberto! Le sedute preluna di miele. Lui è un gentiluomo. Per me è una meraviglia. Lei è molto... Stanze in cui è avvenuto il matrimonio, ma io mi ci sento. È davvero stupendo. Non fanno canduire. Sa che ho sempre voluto io. Ecco, è un pupazzetto sul cruscotto. Hai visto che avevo i denti? E avrei potuto chiedere. Lei ha fatto una faccia tipo... Dice questo. Infatti tipo, guarda. Lui è davvero. Lei ha guardato la produzione. Sì, sì. Ma non doveva dire questa cosa. Per noi è importante costruire un legame sentimentale. E poi verrà anche quello fisico. E sarà stupendo. Lei ma è come una poi verrà? Ma raga, ma scusa. Ieri non vedo l'ora di fare con lui. Si sono messi nel letto. Questo è di troppo. Questo lo sappiamo. Siamo scusati. Sto tossici mentre parlo. Magari... Chiedo scusa. E vi faremo fare la luna di miele a Cancun, in Messico. Il matrimonio diventa solido e ci si sente sicuri l'uno dell'altro. Dove è finita lei? Non so. Si è nascosta. Non vedo l'ora di prendere l'aereo con te. E invece sono pronta a fare la luna di miele. Madonna. Perché chi è che non è pronto? Quanto per si fare veste la male miele? Bobby Bob. Sì, ma lui è un suo fascino. Questo mangeremo tacchitos. Ma dietro gli hanno sparato e pioggia. Sai fare l'accento spagnolo? No. Neanche lui. Alle 8:40 mie e Tristan avrebbero dovuto prendere il volo. Gli agenti della dogana hanno portato via Mia per interrogarla. Sto male. Ma perché? Al momento Tristan non sa dove si trovi Mia. Chissà quanto è triste. Alla dogana. Ma perché? Dove è già Mia? Ah, Indiana. Indiana, non ci hai visto. Spero di poter capire cosa sta succedendo. Che merda. Airport Security. Benvenuti in una nuova puntata. Anche. Dallas, Texas. Ci sarebbe un mandato d'arresto a suo carico. Questa è la classica che c'ha la Bibbia col buco in mezzo con tutta Maria dentro. Dove sia? Comunque la Bibbia di Maria ce n'è parecchie. Cosa ha dentro la Bibbia? Maria. Maria, Maria. Però ti faranno, è la madonna anche. Cioè, è la stessa persona, perché... Due giorni fa, mia moglie e io eravamo dei perfetti sconosciuti. Invece lei è molto conosciuta a quanto pare. Soprattutto per la FBI. Vivere la mia vita con qualcuno e avere figli. Ancora! Ma possiamo iniziare a fare... Al nostro matrimonio, alla nostra avventura. Ma se avete freddo, infatti. A te dove piace essere toccato di più. Faremo quando ci sentiremo emotivamente pronti a lasciarci andare. Una decina di minuti. È molto affettuosa. Dove vai con le scarpe? Sui cuscini? Dado del sesso. Abbracciarsi e baciarsi lentamente. Ok, si può fare. Ma partito malissimo. Ma ti dà la testata sul naso. Ma non so come mettersi. Amber e io abbiamo fatto ieri. Oh, la là. Palese. Buongiorno. Ciao Bobby. Bobby Pov. Oh, Bobby Pov. Bellissimo. Dallas, Texas. E ora Eric, uno dei produttori. Cosa sta succedendo? Ma raga, ma è diventato un poliziesco. Oh, che bello. Eccolo. Ciao. Cucù. Come ti senti? Una merda. Secondo te cosa ha fatto? Era ricercata per...
Ha trasportato qualcosa di illegale. Siamo riusciti a trovare una copia del mandato che è stato usato per arrestare Mia. Avevano un mandato, quindi una cosa seria. E quindi forse ce l'ho, ha rubato l'identità. Si chiama sua invece che Mia. Traffico di carte di credito. Ora ti do il mandato, così potrai dargli un'occhiata. What the fuck? Dai, io voglio sapere. 3 accuse per stalking e persino una di frode con carta di credito. Ma chi è che conosce meglio la verità di me, raga? È difficile. Scusa, stalking. E accesso non autorizzato a carte di credito. Dallas, Texas. Cerchiamo di ottenere. E quanti figli vuoi? Sono cresciuto in una famiglia in cui era mio padre a provvedere a tutto. Mi porto ritorno. Bobby Senior ha fatto tutti i piccoli Bobby. Comunque siamo a Dallas, Texas. Potrebbe essere una stalker e potrebbe aver commesso una frode con la carta di credito del suo ex ragazzo. Raga, comunque lei legge la Bibbia. Comunque abbiamo capito perché fuori dalla chiesa avevano una macchina pronta. Cioè, dovevano scappare perché li avrebbero presi. Potrei innamorarmi di lei. Anzi, penso che mi sto già innamorando. Paroloni! Ed è venuto fuori che ho frequentato uno dei suoi amici. Se lo avessi saputo, avrei lasciato perdere. Beh, mi sembra un po' eccessivo. Un po' eccessivo. Ma infatti... Cioè, tutti hanno gli ex. Dallas, Texas, è un buco. Tu non hai fatto nulla di male. Non tutti non è che... Soprattutto se gli piace Dalla. Sembra che lui voglia che sua moglie stia a casa a prendersi cura dei figli. Non voglio vivere come se fossimo negli anni 50. Scusa se ti sono sembrato... Amore, Poppy! Quante ne sa? Ma quanto è dolce. Ma è dolce. Ma è proprio un coconut. Ma gli porta le cose, l'ascolta. È un di Labrador. Ciao. E no, invece che cacn. Che cazzo ho scritto? Cacn. Messico cacn. Anzi, cancn. Cancn. E tutto questo può frastornare. Ma sono anche Dallas, Texas. Grazie per averlo ricordato. Com'è? San Canche. Come? San Canche. Come va, Dave? Ciao, Bobby. Ma si fanno? È triste! Dov'è Jay-Z? Non vedo l'ora di incontrare Tristan e Mia. Che Tristan non vedo l'ora di incontrare Mia. Dallas, Texas. Alle 22.30 dopo... Non ce la faccio. Alle 22.30. Alle 22.30 dopo 2 giorni di detenzione, Mia è stata rilasciata. Quando sono arrivati 2 agenti della polizia e mi hanno detto c'era un mandato per il mio arresto di cui non sapevo nulla. Mi hanno rubato la macchina e dentro c'erano i miei documenti. Immagino chiunque mi abbia rubato l'auto ha usato i miei dati per commettere le cose di cui è accusato. Ma che cazzo sei a dire? Come fanno a fare stalking senza lei? È completamente falso. Se niente di tutto questo è vero, non ne sapevi nulla e tu non c'entri niente, non so dirti quanto siamo contenti. Sì. È una delle cose più assurde che abbiamo mai sentito. Appunto. E ancora non siamo sicuri di avere tutte le informazioni. Non ha senso. Sì. Come fai a prendere una denuncia per stalking? Avete rubato una macchina. Suo ex ragazzo, tra l'altro il suo ex ragazzo mi ha detto, cioè il suo. Dallas, Texas. Una donna in ciabatte torna da suo marito. Una cammina stalker, cammina nel corridoio di un hotel. Oh, mi è mancata, quindi. Ma la conosci in mezza giornata. Vogliamo pregare? Sì, preghiamo. Io mi metto qua per un attimo. Ragazzi, Matt è andato un attimo a pregare per Tristan e Mia. Tra l'altro, prende spunto dal suo Vangelo, secondo Matteo. Tristan ha il rapporto della polizia. Questo è l'unico rapporto che hanno consumato. Ho solo bisogno di leggerlo. Che dice che hai... Sì, hai addirittura lo sto leggendo, ordinato sì. Un regalo di Natale regalo per lui. Che... Usando la sua carta, però. Nulla di questo è vero. Non c'è niente di vero. Ho deciso di credere a Mia. Nella prossima puntata c'è lui che chiede tutti i soldi della carta di credito dove sono finiti. Dio ha un piano. E il piano di Dio per me è Mia. Pianerottolo, pianerottolo. Dio ha un pianerottolo. Ieri sera io... Stracazzo è successo. Raga. Cosa stracazzo è successo? Non voglio continuare a soffrire in questo modo. Raga. Palese.